La Commissione Ambiente ha visitato la sede della Protezione Civile di Corso Marche a Torino. Durante il sopralluogo è stato presentato il rapporto sull'evento alluvionale che ha colpito il Piemonte. Primi effetti dell'abolizione del contributo economico ai gruppi consiliari della scorsa legislatura. La spesa media di questo primo trimestre per ciascun consigliere si è attestata intorno ai 145 euro su un budget annuale di 7.500. Le tabelle dettagliate presto online sul sito del Consiglio. Incontri nelle scuole e collaborazione con l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Sono queste le principali linee di intervento che seguirà l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, insediato il 20 ottobre a Palazzo Lascaris per la 10ª legislatura. Il Corecom mette a disposizione di tutti i cittadini un nuovo servizio, la possibilità di effettuare una conciliazione attraverso la web conference. Con l'ausilio di un PC e di un tablet per la firma grafometrica, si può svolgere la controversia appoggiandosi alla sede URP più vicina a casa propria. È stato presentato a Palazzo Lascaris il nuovo portale dell'ARPA che aggiorna sullo stato dell'ambiente della nostra regione. È possibile scegliere il proprio percorso navigando linearmente attraverso tre grandi tematiche: aria, acqua e territorio. Inaugurata alla Biblioteca della Regione Piemonte la mostra La Croce Rossa 150 anni di servizio, aperta al pubblico fino al 26 novembre, con foto d'epoca, uniformi, strumenti chirurgici da campo della prima metà del Novecento e presidi medici d'emergenza. Fino al 30 novembre, presso la Biblioteca Nazionale di Torino, è visibile la mostra Cabiria, i 100 anni del mito, con fotografie, manifesti, costumi di scena di uno dei più celebri colossal cinematografici di tutti i tempi.